Lo scopo di questa è sostanzialmente di farvi vedere dove e come saranno, dove ancora no, nel senso che non ho un indirizzo da darvi, però come saranno reperibili i prodotti elaborati nell'ambito del progetto. Vi ricordo che non saranno reperibili i dati, per i motivi di riservatezza di cui parlavamo precedentemente, se non quelli pubblici, perché insomma comunque una parte del dataset, soprattutto dei sondaggi profondi, ma altrettanto vale per i sondaggi diciamo più superficiali, sono in realtà già nella disponibilità del Servizio Geologico Nazionale, dei Servizi Geologici Regionali e quindi sono facilmente accessibili. I prodotti del progetto diciamo, saranno reperibili con un indirizzo adeguato attraverso la pagina, la home page del progetto Geomol, quindi vi consiglierei di segnarvi questo di indirizzo. Il progetto, come vi ricordavamo, finisce a giugno e a partire da giugno sarà possibile visualizzare le elaborazioni prodotte non soltanto dall'area pilota italiana, ma anche dalle altre aree pilota, quindi dai partner del progetto. Due sono sostanzialmente gli strumenti che il progetto mette a disposizione diciamo dell'utenza esterna, un map viewer attraverso il quale sarà possibile navigare attraverso un catalogo di metadati e un catalogo di mappe gestite attraverso servizi WMS da alcuni partner del progetto, nel caso specifico per Italia da ISPRA. Vi ricordo che le mappe WMS sono appunto dei servizi che si mettono disponibili online. È possibile, utilizzando l'indirizzo del servizio, scaricare non fisicamente il dato, ma il servizio anche sul personale strumento GIS con il quale operate, e quindi potete vedere i vostri dati non soltanto tramite il portale del progetto, ma in qualunque altro diciamo, ambiente GIS voi utilizziate. Gli oggetti, essendo oggetti vettoriali, sono oggetti interrogabili. Tutte le informazioni che vedremo da qui in poi, quindi, sono corredate da informazioni diverse a seconda degli oggetti ai quali accederete, e comunque sono corredati gli oggetti delle mappe, sono corredati di informazione, quindi, insomma, diciamo, in qualche modo si garantisce uno strumento d'analisi a tutti coloro che avessero bisogno di queste elaborazioni. Il map viewer si è deciso sostanzialmente essere uno strumento statico, nonostante i servizi potrebbero essere aggiornati, quindi le mappe che si vedranno saranno le mappe prodotte ed elaborate alla data di fine del progetto. Non ci sarà un aggiornamento successivo, chiaramente chi volesse aggiornamenti successivi potrà rivolgersi direttamente agli enti che hanno realizzato i prodotti. Lo zoom massimo del map viewer sarà 1:80.000. Questo per ritornare un po' a quello che dicevamo precedentemente, questi modelli sono modelli dettagliati, di aree pilota però comunque molto vaste, non ha nessun senso arrivare a uno zoom di 1 a 1000 perché l'informazione che vedete, l'elaborazione che vedete non ha quel livello di dettaglio. Il progetto, perché è un progetto che ha come obiettivo la produzione di modelli geologici tridimensionali, ha investito uno dei partner, un'università tedesca, di sviluppare un 3D viewer, quindi uno strumento disponibile sul web in grado di consentire all'utente di navigare all'interno dei modelli. Ora, questo oggetto è un prototipo, sostanzialmente non esistono dei visualizzatori 3D ancora sufficientemente performanti, insomma, da poter disporre di un vero e proprio accesso al modello prodotto. Si sta tentando di farlo, il progetto Geomol ci sta provando attraverso questo strumento. È uno strumento di divulgazione, cioè l'idea è di poter disporre dei modelli geologici in una forma semplificata, non vedrete la complessità che vi abbiamo mostrato precedentemente. Di disporre di uno strumento che però consenta anche a un pubblico di non esperti di impratichirsi all'idea che le strutture geologiche sono delle strutture geologiche tridimensionali. Questo
Questo oggetto qui nasce per poter essere uno strumento dinamico e quindi aggiornabile. L'idea era quella di poter consentire ai partner, soprattutto quelli che hanno elaborato modelli a confini nazionali, di operare sulla loro parte di modello e di consentire l'aggiornamento del modello direttamente online. Quindi è di fatto uno strumento di collaborazione. È allo stesso tempo quindi uno strumento per esperti, perché nasce proprio con l'idea di poter garantire a utenti differenti di accedere alla propria porzione di modello, modificarla, aggiornarla e renderla disponibile anche ai partner al di là del confine nazionale. Chiudo questa parte su come sarà possibile accedere ai risultati del progetto. Sarà prodotto anche un rapporto, quindi una parte di testo, in inglese per l'intero progetto e in italiano, nello specifico per l'area pilota della pianura padana. Il rapporto in inglese sarà successivamente scaricabile dal sito geomol.eu che vi ho fatto vedere precedentemente, mentre il rapporto dell'area pilota italiana verrà pubblicato come rapporto ISPRA e quindi sarà scaricabile successivamente dal sito ISPRA. Questi due prodotti anch'essi saranno pronti alla fine del progetto, quindi non prima della fine di giugno. E molto rapidamente, non stiamo a riguardare che cosa c'è come contenuto geologico nelle mappe che vi farò vedere, ma vi mostro come si presenteranno i prodotti di Geomol nel Map Viewer in particolare. Abbiamo visto fino adesso oggetti che sono oggetti tridimensionali, lo sforzo aggiuntivo è stato quello di tradurre in mappa quello strumento che tutti gli utenti sono in grado di utilizzare e di leggere. L'abbiamo visto anche nel questionario degli stakeholders. Bella la modellazione, però poi abbiamo bisogno di mappe, possibilmente vettoriali, che ciascuno si possa ulteriormente elaborare. Come vedete, il Map Viewer sarà in diverse lingue, una, diciamo, per ciascuno dei partner e delle aree pilota, quindi c'è il tedesco, l'inglese, il francese e l'italiano. Le pagine relative all'area pilota italiana saranno in italiano, quindi insomma saranno facilmente comprensibili a tutti. Sarà possibile diciamo, accedere a una serie di contenuti diversi. I dati di base, che saranno comuni per l'intero progetto, quindi visualizzabili tutti insieme. Si tratta esclusivamente delle ubicazioni, quindi senza informazioni aggiuntive, le ubicazioni dei sondaggi e delle linee sismiche utilizzate. E poi ci saranno una serie di mappe delle esobate, una per ciascuno degli orizzonti che sono stati modellati, quindi tutte quelle che vi ha fatto vedere prima Francesco Maesano saranno disponibili sul Map Viewer. Come vedete, ci sono alcune mappe che sono state qui in qualche modo diciamo, cancellate con questi quadrati verdi, perché ci sono alcuni temi che non sono stati trattati nell'area pilota italiana e che quindi non figureranno nelle mappe. Non li cercate perché non ci saranno. Viceversa, ci saranno le elaborazioni relative alle temperature, così come un layer relativo alle faglie attive, alle sorgenti sismogeniche. Qualche dettaglio sulle informazioni che accompagneranno ciascuna mappa, quindi ciascuna mappa, come vi dicevo precedentemente, sarà accompagnata da metadati, quindi sarà descritta nel suo contenuto. Ci sarà anche un piccolo abstract che spiega in parole estremamente sintetiche che cosa mostra quella mappa che si sta visualizzando. Vi scorro rapidamente le mappe e vi evidenzio alcuni punti. Le mappe rappresentano appunto l'andamento in profondità dell'orizzonte che si sta visualizzando. Oltre alla gradazione di colore che dà un'indicazione della profondità e alle curve di livello che dicono a quale profondità si sta guardando, ci sono dei poligoni in colore, in questo rosa chiaro, nero e grigio scuro, che indicano le diverse tipologie di faglie. Come sono state rappresentate, considerando che stiamo guardando degli oggetti tridimensionali, siccome la rappresentazione è in mappa, vediamo diciamo, il margine più alto della faglia, e quindi il suo bordo superiore, la parte visibile del piano di faglia se la guardiamo in mappa per quel particolare orizzonte.
Questo che cosa comporta? Che soprattutto nelle zone di arco, diciamo sia per l'Appennino che per il sud alpino, delle porzioni di footwall, cioè dell'orizzonte che si trova al footwall della faglia, non è rappresentato in mappa. Sarebbe stato impossibile rappresentare le isobate al di sotto del piano di faglia, insomma, quindi era veramente un esercizio molto molto complesso. Le mappe, quindi, insomma, le scorriamo tutte, sono gli orizzonti di cui parlavamo, ciascuna mappa sarà corredata comunque da una leggenda, quindi diciamo la lettura sarà comunque facilitata, il top della Maiolica, il top della Scaglia. Una annotazione riguarda i poligoni che sono rappresentati con questo rigato o in grigio, un po' come vi faceva vedere prima Fabio Molinari, è prevista la rappresentazione delle zone dove l'orizzonte non è stato modellato. Si disponeva magari di dati, ma i dati non erano sufficienti, quindi il modello, la superficie che si sarebbe ottenuta, non era sufficientemente consistente, non si poteva considerare come un oggetto sul quale potevamo garantire un grado di affidabilità e quindi quella porzione di area non è geologicamente modellata e sono le aree con il rigato, ma sono rappresentate anche con il colore grigio le aree di non occorrenza di quell'orizzonte, vuol dire che quell'orizzonte non c'è proprio in quel settore e quindi si fornisce comunque un'ulteriore indicazione. È particolarmente evidente nel caso dell'unconformity che vedevamo precedentemente nelle presentazioni, praticamente quasi tutta l'area pilota è in grigio, ossia quell'orizzonte non è presente nell'area pilota, nelle zone mappate in grigio. Andiamo avanti con le nostre mappe. Come vedete c'è un grado di dettaglio piuttosto elevato anche in questa rappresentazione in mappa nonostante la complessità strutturale e un'ulteriore annotazione che vi faccio è relativa ai puntini neri che si vedono molto poco forse qui nella slide, comunque insomma, sono distribuiti per ciascuna mappa, ci sono ubicazioni di punti differenti. Si è scelto di rappresentare non l'intero dataset, che comunque sarà visualizzabile in un altro layer, ma nelle mappe si è scelto di rappresentare la distribuzione dei pozzi che sono stati usati per vincolare l'orizzonte che vedete mappato, o perché quell'orizzonte effettivamente era presente in pozzo, o perché non era presente in pozzo, che anche questa è un'informazione. Il fatto di non essere intersecato, così come abbiamo scritto, quindi il pozzo c'è, l'orizzonte non è intersecato, può voler dire che l'orizzonte non c'è o che l'orizzonte c'è qualcosa di analogo, ad esempio il gelasiano in queste zone, diciamo nord dell'area è presente, in quei pozzi c'è, però noi abbiamo ritenuto che non fosse correlabile con l'unconformity gelasiana che abbiamo mappato, quindi questa particolare superficie non è intersecata in quei pozzi rappresentati. Procedo rapidamente con le altre mappe, un'unica annotazione riguarda le isobate, ovviamente le isolinee che rappresentano le curve di profondità sono per le mappe più profonde a 500 metri, con delle ausiliarie a 100 metri lì dove era necessario rappresentare una maggiore complessità, oppure a 50 metri con curve ausiliarie a 25 metri sulle mappe più superficiali, che si trovano a una profondità minore. E con la QC3 abbiamo finito le mappe delle isobate. Come vi dicevo precedentemente c'è un servizio che è relativo alle faglie attive e alle sorgenti sismogeniche, questo è estremamente complesso, se attivate tutte le informazioni probabilmente non ci si capisce praticamente nulla e ve le faccio vedere diciamo un po' sfoltite. C'è un livello che si chiama mappa strutturale che contiene quelle informazioni che vedevamo precedentemente che sono state un output verso l'analisi sismotettonica, ossia l'età dell'orizzonte fagliato più giovane o l'età dell'orizzonte deformato più giovane per gli assi di anticlinale. Sullo sfondo di tutto questo servizio è possibile mantenere attiva la carta gravimetrica dove sono rappresentate le anomalie gravimetriche con un'equidistanza delle curve a 2 mg.
poi c'è un layer relativo alla sismicità e al campo di stress, sono rappresentati sia i terremoti storici che i terremoti strumentali. Ovviamente per ciascuno di questi layer c'è citata la fonte da cui provengono i dati e qual è l'intervallo temporale del dataset utilizzato. E qui non so, effettivamente non si vede un granché, però le astine in grigio rappresentano la direzione del campo di stress e i quadrati di dimensioni diverse la sismicità storica. Queste mappe sono di fatto quelle che ci ha fatto vedere prima Umberto Fragassi, semplicemente le vedete come saranno rese disponibili sul Map Viewer, quindi colore diverso le sorgenti sismogeniche già presenti nel DIS, e in verde quelle modificate o introdotte ex novo come potenzialmente oggetti che potenzialmente possono diventare parte integrante del DIS, e in colore diverso e un graficismo diverso sia le pieghe, diciamo le active fold come sono chiamate qui, quindi le pieghe considerate attive, pieghe che possono essere associate a potenziali sorgenti sismogeniche o pieghe relative a strutture che sono già note come sorgenti, analogamente per le faglie. Quindi le stesse informazioni che sono contenute nella mappa strutturale sono qui rilette in chiave di attività o di relazione con le sorgenti sismogeniche. Analogamente sono rappresentate le faglie che tagliano la successione carbonatica ed è indicata la loro compatibilità con il campo di stress o la loro non compatibilità, rappresentata qui in grigio, e per quelle compatibili con il campo di stress attuale, la cui orientazione è compatibile col campo di stress attuale, c'è indicata anche la possibile tipologia di movimento alle quali possono essere soggette. Vi dicevo che ci sarà anche il visualizzatore 3D, ci sarà un disclaimer che spiegherà che è una versione beta e che quindi è soltanto un inizio per intenderci. Comunque sarà possibile attraverso il visualizzatore 3D realizzare, portate molta pazienza, sezioni che attraversano il modello con un'orientazione che sceglierete voi, sondaggi sintetici che attraversano il modello in un'ubicazione che sceglierete voi. Chiaramente il disclaimer spiegherà che il sondaggio sintetico che creerete non può essere la copia esatta del sondaggio da cui ha tratto origine il modello. Se lo posizionerete ad esempio in corrispondenza del Pozzo Rodigo, non avrete la stratigrafia perfetta del Pozzo Rodigo, perché il modello che viene reso nel visualizzatore è comunque un modello semplificato. Come dicevamo stamattina, questi che vi ho fatto vedere sono gli output definiti del progetto GeoMol, quindi sono quelli comuni a tutti i partner, e chiaramente dal modello geologico sarà possibile estrarre informazioni in funzione di necessità specifiche. I dati che hanno prodotto il modello vengono l'elaborazione del modello va considerata come un'elaborazione che è disponibile per la comunità, e quindi sarà possibile richiedere, ovviamente dietro pagamento non era questo quello che volevo dire, ma attraverso una collaborazione, la possibilità di interagire con le informazioni contenute del modello e, perché no, magari arricchirlo con altre informazioni. Chiaramente il modello può essere attraversato, faccio degli esempi, da sezioni orientate come si ritiene più utile per l'analisi che si deve fare, e quindi è possibile estrarre delle informazioni che sono molto consistenti con i dati che abbiamo utilizzato. Questo è un esempio di sezioni realizzate in serie attraverso il modello. È possibile, come vedevamo stamattina, avere un'idea quantitativa dei volumi di particolari orizzonti, o anche, perché no, se riuscissimo ad acquisirli, di parametrizzare i volumi stessi. E in definitiva possiamo dire che il modello geologico 3D e gli output prodotti dai partner di progetto o in collaborazione con altri istituti sono uno strumento di conoscenza indipendente, e quindi possono supportare con estrema facilità applicazioni
ricerca scientifica, perché no, e i percorsi autorizzativi, in particolare la via VAS, la realizzazione di iter di concessione, perché supporta con un dato geologico, come si diceva stamattina, la possibilità di avere un'informazione consistente.